Due ristoratori e due fotografi professionisti che vivono e lavorano in Liguria e a Londra raccontano le difficoltà incontrate e le possibilità offerte in due mercati molto diversi in un'intervista doppia realizzata da Confartigianato Liguria, dove emerge tutto il gap tra due realtà già di per sé difficilmente paragonabili. Fisco vorace, nepotismo ed eccesso di burocrazia, gli ostacoli rilevati da chi fa impresa in Liguria. Sì, sono molte le imprese ligure, c'è una buona anche export con la Gran Bretagna. Noi abbiamo voluto lanciare un sasso in modo un po' simpatico, prendendo presto l'intervista doppia delle Iene, e che quindi abbiamo messo a confronto due operatori, uno londinese e uno genovese per quanto riguarda la ristorazione, e uno di Monterosso e uno londinese per quello che riguarda la fotografia, e abbiamo chiesto loro alcune peculiarità dell'attività dell'impresa, cioè. Abbiamo riscontrato che ci sono sicuramente differenze legate alla burocrazia, ad esempio legate alla pressione fiscale, ma è emerso un dato curioso, secondo me, che a Londra esiste la meritocrazia, che qui a Genova e in Liguria non c'è, manca, e per piccole imprese come le nostre, che sono legate basate sulla qualità, sicuramente la meritocrazia è un elemento centrale. Poi c'è anche un elemento curioso che a Londra c'è la nebbia e il brutto tempo e qui non c'è il sole, ma come, entriamo nelle curiosità. Ci vogliono sicuramente 3 mesi per un subentro, nel senso quindi sull'avvio da zero ci vuole sicuramente molto più tempo, c'è una pressione fiscale molto più alta, come denuncia ad esempio il fotografo che si lavora per 1.000 si guadagna per 100, quindi abbiamo sicuramente delle difficoltà, le abbiamo volute mettere in evidenza, riteniamo che il nostro compito, un compito di associazione, è dare voce a queste microimprese e quindi cerchiamo di evidenziare in modo simpatico, come abbiamo fatto, queste differenze con un dato di fondo che sicuramente l'Italia deve fare grandi passi avanti, essendo anche 61esima al mondo per quello che riguarda la facilità dell'impresa. In questo periodo di crisi, rileva Confartigianato Liguria, le piccole imprese hanno retto solo grazie all'export. All'estero la qualità italiana è ancora molto ricercata. Sì, il Made in Italy, il Made in Liguria è quello che cerchiamo di portare. Siamo stati in Europa, in Germania, in Francia, anche in Inghilterra, ma anche a Dubai, in altre realtà, ebbene il nostro Made in Italy è apprezzato. E questo è l'elemento di forza, tant'è vero che le microimprese che hanno un mercato internazionale hanno risentito meno della crisi, cioè di queste difficoltà, e sicuramente dobbiamo far sì che le nostre imprese possano puntare su questi mercati con aiuto, perché le microimprese da sole non riescono ad andare in un mercato internazionale e devono essere accompagnate. Mauro Fioravanti, fotografo di Monterosso, è stato messo a confronto con il collega Simone Lezzi, che vive e lavora a Londra. Quando gli era stato domandato a Simone quali erano i grossi problemi che aveva trovato, ha risposto la nebbia. Magari avessimo solo quel problema di dire il brutto tempo in Italia. Purtroppo in Italia i problemi son tanti, tanti dovuti a una burocrazia davvero elefantiaca, a tutto un insieme di cose che ormai è più il tempo che passi a pensare a cosa devi fare per stare in regola che non a liberare la creatività. Nel mio caso come fotografo, per lavorare al meglio delle mie possibilità. E quindi questo non è proprio il massimo della vita, lavorare sempre avendo paura di lacci, laccetti, pesi sulle spalle che alla fine un pochino ti demotivano, mettiamola così. Monterosso è uno dei pochi luoghi in Liguria dove il turismo arriva prevalentemente dall'estero. Ma cosa pensano gli stranieri dell'Italia? Americani, inglesi, australiani, neozelandesi, brasiliani, cinesi, giapponesi. E ti rendi conto di una cosa, che è quello che poi ti fa arrabbiare. La maggior parte di questi turisti ha ancora in mente l'Italia come la patria del bello ed è vero, del buono ed è vero e del fascino ed è vero. Per loro noi siamo quelli degli anni 60, quindi quelli del boom economico, della 500, delle opere d'arte che abbiamo. Quello che davvero ci sta mancando, secondo me, in questo momento a noi tutti, è avere i sogni che avevano i nostri padri, i nostri nonni negli anni 60 e avere la voglia di farli diventare poi realtà. Sta mancando i sogni, soprattutto sta mancando perché i ragazzi si stanno stazzicando di segarli via da tutte le parti.
ci sono sti vecchi parrucconi seduti a tutte le parti, non si riesce a levarli. E questo non vuol dire che giovane sicuramente vuol dire saper fare, però è altrettanto vero che mi va bene l'anziano che ha idee da trasmettere ai giovani per aiutarlo a esplodere. Un giovane che ha capacità di fare è un bene per tutti, perché ha entusiasmo, ha tutto. E cosa che si sta mancando è quello, il fatto che non facciamo più sognare i giovani. Beh, in questo momento direi a 360 gradi, nel senso dalla possibilità di inquadrare le persone che lavorano con noi, con un sacco di paletti, vincoli e lungaggini in termini proprio di tempo, e quindi niente, quindi è un problema un po' generale, mi sembra. In questo momento si predica tanto il fatto che non ci sono posti di lavoro, che le aziende chiudono, è assolutamente vero, ma le aziende che avrebbero bisogno di, come dire, di assumere e impiegare le persone, in questo momento direi che non sono, diciamo, non sono aiutate assolutamente. Quindi è vero che non c'è lavoro, ma è vero che le aziende che hanno bisogno di assumere hanno dei grossi vincoli per poterlo fare. È anche vero che nel momento in cui proponi collaborazione, il messaggio generale a 360 gradi che arriva in questo momento è che se non ti muovi non sbagli. Nel senso che investire, io vedo anche persone che avrebbero voglia, magari non denari, ma voglia di farlo, nel momento in cui gli si propone l'opportunità per poterlo fare, alla fine in qualche modo si tirano indietro, perché evidentemente non ci sono le condizioni generali. Siamo sollecitati quotidianamente, no, ma insomma molto spesso a espatriare, nel senso, no, magari abbiamo avuto diciamo, la possibilità di aprire magari fuori dall'Italia in diversi momenti. Non so a questo punto se è stato giusto oppure no non averlo fatto, ecco.